Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Mercoledì 14 febbraio 2024, San Valentino. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. 16 medaglie d'oro, 14 medaglie d'argento e 6 di bronzo è il cospicuo e importante bottino conquistato dai giovanissimi atleti dell'ICOS Sporting Club di Ostuni nella seconda fase per la qualificazione ai campionati regionali e italiani svoltasi a Cellino San Marco. I nostri concittadini, guidati dai loro allenatori, si sono classificati al secondo posto nella classifica di società con ben 36 medaglie. Vivissimi complimenti ad ogni atleta e allo staff ostunese della ICOS Sporting Club per queste belle soddisfazioni. Oggi è il giorno perfetto per dirsi ti amo, ma anche ti voglio bene. Celebriamo la festa degli innamorati e la forza universale dell'amore, un sentimento estremamente importante che abita in ognuno di noi e per il quale la scienza non ha finora trovato una spiegazione formale. Buon San Valentino a tutti voi e non dimentichiamo mai di rispettare e voler bene a chi ci è a fianco e attorno. Come da tradizione, le nostre telecamere, in occasione di questo giorno, si sono soffermate sulle vetrine e sulle decorazioni che la boutique del fiore ha realizzato. Qui abbiamo incontrato il nostro giovane concittadino Andrea. Il servizio. Passeggiando per Ostuni ci ha fatto piacere vedere una bella vetrina allestita con dei fiori meravigliosi e questo lo si deve alla boutique del fiore. Qui siamo in compagnia di uno dei titolari. Che cosa vi ha spinto a creare questo allestimento particolare per San Valentino? Cerchiamo di omaggiare questa festa di San Valentino come fanno anche gli innamorati d'altronde, allora cerchiamo di impegnarci il più possibile per far sì che sia come la vetrina anche la qualità dei fiori del servizio. Ma quanto tempo avete impiegato per costruire questo arredamento? Beh, un bel po' di tempo, diciamo quasi una settimana da mattina a sera, quindi. Diciamo. Quindi questo significa che ci credete nei fiori? Sì, ci crediamo nei fiori e soprattutto nell'amore. Scusa, ma lei che fa da queste parti? Sono venuto a fare un pensiero per la mia ragazza. E perché? Perché oggi è la festa di San Valentino e quindi ritengo che sia opportuno farle un pensiero. E che cosa vorresti dire a chi ci sta ascoltando in questo momento? Beh, innanzitutto San Valentino ci aiuta a riflettere quanto l'amore può rendere significative le nostre vite e può renderle a volte anche migliori. Ti farai consigliare per prendere un fiore o sai già cosa devi conquistare? Con questa vetrina così addobbata ho, diciamo, un po' di dubbi, però sono sicuro che riusciranno a convincermi. Allora, a tutti gli innamorati cosa ti viene da dire? Buon San Valentino. Per festeggiare San Valentino, in programmazione nel salotto cinematografico di Palazzo Roma questa sera alle 18 e alle 20 il film Romeo e Giulietta. Si replica sabato 17 e domenica 18 febbraio. Oggi, mercoledì delle ceneri, questa sera celebrazione in tutte le parrocchie della nostra città, anche presso l'Arci Confraternita del Carmine con alle 19 il Santo Rosario e alle 19.30 la Santa Messa. Prossimi al matrimonio Anna Rita e Giuseppe, felicitazioni ai futuri sposi. Presso l'azienda New Wind in via dell'Edilizia, nella zona industriale di Ostuni, è stato costituito il Consorzio per l'economia circolare e l'ambiente. Si tratta di un modello virtuoso che riduce al minimo la produzione dei rifiuti, capace di realizzare significativi benefici per l'ambiente, di stimolare l'innovazione e raccogliere le sfide e le opportunità della transizione ecologica. Il servizio. Oggi è una giornata importantissima. Come sapete, da tanto tempo noi ci interessiamo molto all'ambiente, all'economia circolare, in modo tale che dove viviamo sia un mondo vivibile. E oggi abbiamo la fortuna di avere con noi, è venuto espressamente, il dottore Michele Zilla del COBAT, che
ha come scopo principale il prodotto di fine vita, di ritrasformarlo, rilanciarlo nell'attività economica. E noi aderiamo al COBAT e quindi è importantissimo sentire la sua opinione su tutto quello che sta accadendo e quello che il COBAT fa. Grazie mille Nicola. Effettivamente l'obiettivo del nostro futuro, quindi è un obiettivo tra l'altro non molto lontano, è quello di portare in riciclo tutti i materiali che noi in qualche modo oggettivamente scartiamo, nel senso che può essere sia lo scarto domestico che lo scarto industriale. L'obiettivo di questo percorso è sviluppare quello che oggi noi chiamiamo economia circolare, rimettere in circuito le materie prime che sono presenti all'interno dei prodotti che noi eliminiamo, che noi decidiamo di porre come fine vita. In questo caso i materassi hanno un obiettivo fondamentale perché noi li usiamo quotidianamente, sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando. Nessuno di noi sa esattamente cosa vuol dire quando ce li disfiamo. L'obiettivo di questo consorzio insieme a Nicola Melpignano è quello di portare a compimento il riciclo del materiale contenuto all'interno dei materassi. Possa essere il poliuretano, può essere lattice, qualunque cosa. L'obiettivo qual è? Noi abbiamo una linea guida che la Comunità Europea ci ha imposto, che è quella di poter far entrare, di dover far entrare nei nuovi prodotti nel 2030 una certa percentuale di materiale riutilizzabile. Pertanto non possiamo rinunciare a questo obiettivo. E per fare raggiungere questo obiettivo dobbiamo iniziare a mettere in atto meccanismi di raccolta selettiva di alcuni prodotti, in questo caso i materassi. Crediamo molto nella risposta ai cittadini, crediamo molto nelle risposte delle imprese, crediamo molto nelle risposte delle istituzioni, perché effettivamente questo è un modo per risolvere i problemi di tutto il nostro sistema industriale e del nostro sistema sociale. La farmacia Calamo effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, cieli nuvolosi con probabili piogge, venti moderati, temperature in calo, mare mosso. Citazione odierna: quando l'amore bussa al tuo cuore non ti chiede quanti anni hai, perché i sentimenti non invecchiano. Felice San Valentino.